cari amici di Life TV, vi saluto con un grandissimo bacio. Amici Life, mi trovo qui a Jazz Cavalli per un party fantastico, uno degli appuntamenti importantissimi a livello proprio nazionale. Siamo nell'occasione del Milano Fashion Week, abbiamo un ospite di riguardo, un ospite speciale. Abbiamo la bellezza della Sicilia, però al di là di quello c'è anche una grande artista, la conosciamo, l'abbiamo rivista alla Rai parecchie volte, si può dire Rai, vero? Assolutamente. E oltre a presentare dei bei abiti bellissimi, che adesso andiamo anche a focalizzarli un po' meglio, presenta anche un libro, perché lei è anche compositrice di un libro, giusto? Questo è il mio sesto libro, per dirla tutta, quindi diciamo che ormai la scrittura mi appartiene così come la moda. Sono tre amori che ho nella mia vita. Prima di tutto la mia bambina, infatti è nata in pieno agosto, era il 21 agosto quando è nata, quindi ero proprio a fare la vita del mare, sempre in barca, e l'ho chiamata Perla. Ho scritto anche una favola dedicata a lei, Perla e le meraviglie del mare. E la mia linea si chiama Perla Monsè, questi abiti che vedete hanno questo nome. Sì, a voi che andiamo già a descrivere questi abiti, so che tu ti ispiri appunto alle bellezze della Sicilia, quindi al mare, al sole, al cibo, alla gente, al cuore della Sicilia anche. Sì. E so che tu ami i colori. Sì. Tu ami comunque sempre mettere qualcosa vicino al vestito, può essere una bouchette, può essere, infatti ce l'hai una anche te adesso, sì, oppure un gioiello, non metti il vestito spoglio. Ecco, ci vuoi descrivere un po' gli abiti di queste modelle, che sono modelle della nostra agenzia? Una collezione che, come potete vedere, come anche dal allora, mio abito... vediamo se il cameraman riesce a fare un primo piano su Diana Relic. Questa modella come l'hai... È una collezione che, appunto, la mia linea si chiama Perla Monsè, ma questa collezione si chiama Bambola, perché come potete vedere sono degli abiti in tulle molto romantici, come anche il mio, che quindi rendono la donna particolarmente femminile e l'addolciscono, la rendono quindi una bambola, come dico io, perché quindi tira fuori la sua femminilità. E devo dire la verità, per me una donna è elegante quando è estremamente femminile. A me l'abito mascolino non piace. Lezione, perché si chiama, scusa? Cancan, perché vedi con questo tulle in rosso, black and red, ricorda un po' le ballerine del Cancan, che hanno questi corpini e queste gonne in tulle. Sì, infatti belle poche, quindi. Poi sì, abbiamo un'altra modella che è Claudia. L'abito cancan, ed è appunto, come stavo descrivendo prima, quello che usano le ballerine del cancan, che hanno queste gonne che muovono, che è molto ampio. Molto ampio, sicuramente. Bambola, quindi ha tutto il macramè, il pizzo macramè, taffetà, ed è estremamente, come dicevo, quello della linea femminile, come sì come il mio. Sono fantastici veramente. Poi abbiamo l'abito Marilyn, che volevo far vedere, con questa gonna morbida, che quando la donna sfila ha la gonna... Un colore vivo, quindi, che dà luce, giusto? Vivo, in tantissimi colori questa collezione, la bellezza è che quando lo si porta la gonna è morbida, come quella di Marilyn quando si alzò col vento. Certo. E poi dietro è legato con questi nastri che lo rendono ancora più particolare. Bene, quindi poi però siamo qui anche per presentare un libro, appunto uno dei tuoi sei libri che finora è l'ultimo, cioè, l'ultimo, sì. Sì. Ecco, bene, ce lo vuoi descrivere? Tanto vediamo se il cameraman ci fa un primo piano. Riesci a farlo? Ok, di cosa parla questo tuo libro? Ti cucino per le feste, il titolo dice tutto. Cioè dice come fare, Eleonora già ride, a cucinare gli amici e il proprio uomo per le feste, nel senso renderli felici, no? Non è in tono, come dire, scherzoso, come per dire ti sistemo io, ma è in tono proprio, nel vero senso della parola, ti cucino e ti rendo felice per le feste. Quindi parla della gioia di mettersi a tavola nel periodo natalizio, quindi per le famiglie, e non solo ricette per il periodo natalizio, ma anche per tutto l'anno. Ricette siciliane, veloci, per chi vuole cucinare, per gli amici, ma vuole essere una donna femminile. La gastronomia siciliana è conosciuta in tutto il mondo e quindi non c'è bisogno di descrivere più di tanto. Appunto. Bellezza della regione, la cultura della Sicilia, quella gastronomia dice tutto, e da lì nasce un'arte che è la tua arte. Grazie, infatti diciamo che io prima di questo ti cucino per le feste, il mio primo esperimento era in cucina col tacco 12, è andato molto bene e quindi adesso il mio settimo libro sarà sempre sulla cucina.
Fantastico veramente. Senti, ma tu come fai a fare questo connubio tra la famiglia a cui sei molto molto attaccata, tuo marito, tua figlia, come tu della Sicilia, perché lì è simbolo è ancora per fortuna la famiglia, e come fai a unire proprio anche i tuoi impegni di lavoro, perché ti porta via molto lavoro fare le collezioni, insomma? Io uso la passione, tutto quello che si fa con passione e con amore conquista, quindi io mi faccio conquistare dall'amore che ho per questo lavoro e conquisto gli altri perché lo avvertono. Bene, guarda, io ti ringrazio ancora e ci diamo la parola anche a Leonora Casandespago, appunto, che fa parte della Stars Management, questa agenzia fortissima a Milano, tra le migliori, diciamo, addirittura in Europa, perché nel loro cast hanno degli artisti veramente in auge. A te, Leonora. Allora, che dire, con Maria, che la trovo un'ottima artista ma anche una donna formidabile, oggi è stato, lo posso dire, un delirio, perché comunque vestire le modelle, la preparazione, arrivare, lei è arrivata da Roma, vero Maria, è stato sì, abbastanza... I parrucchieri sono arrivati dalla Sicilia, infatti dopo li intervisteremo. Certo, ci teniamo a precisare che le acconciature, diciamo che le ha fatte Maria, lo diciamo. Rosario D'Anna di Modaria. Che poi gli faremo anche una piccola intervista perché se lo merita veramente tanto. Questa sera la Star Management presenta Maria Monsè con questa bellissima collezione Perla Monsè dedicata sia a Maria che alla figlia Perla e naturalmente a tutta la Fashion Week per la Milano Moda. Il libro Ti cucino per le feste, è vero, è un libro che dice tutto, è un libro che consiglio. E una domanda voglio fare a Maria, visto che ne approfitto delle telecamere, dove possono trovare i nostri ospiti il tuo libro, oltre qui a Cavalli questa sera? In tutte le migliori librerie, quindi io vi aspetto, mi raccomando, perché con questo libro farete sicuramente un figurone, dai, diciamolo. Le persone che lo ricevono sono molto contente. Saluto perché torno a lavorare, vi auguro una bellissima serata, dopo naturalmente ci sarà una bellissima torta, un bel brindisi per Maria Monsè e per la Monsè. Grazie Life TV. Grazie a te Leonora, a presto, ci vediamo dopo. Io sono giornalista, sono psicoterapeuta anche però, e quindi ho aiutato Maria nel cercare di presentare il libro. L'abbiamo fatto, ho presentato più di un suo libro tra l'altro, certo. E non solo, perché c'è un passato che ci unisce, perché quando io lavoravo in Rai, Maria ha iniziato, quindi io conosco Maria da quel lontano 1996, quando ma ancora tu ti smetti in Rai, tu ancora quando, lavori in Rai, giusto? Ai tempi del programma Go Kart, Go-Kart, le può testimoniare la serietà con la quale sono stata scelta, perché era presente perché, in Rai. Sì, lei ero presente in Rai e mi chiesero di fare le selezioni, quindi... Maria era giovanissima. Quindi ha fatto una scoperta veramente fantastica perché poi ha generato un futuro anche della moda, giusto? Certo, anzi, se voi vedete, io indosso uno degli abiti che stasera non ci Guardate sono qui, ce l'ho io. È uno degli abiti appunto di Maria che sicuramente metterò altre volte, sicuramente se l'ho preso mi piace molto. E quindi e do un augurio enorme a Maria per il suo futuro e per le sue belle cose. Ed ora sono qui con Rosario D'Anna, che è appunto l'acconciatore, è molto conosciuto in Italia ormai perché il suo nome echeggia un po' ovunque nelle riviste, ma anche appunto negli appuntamenti della moda, che ha fatto queste creazioni fantastiche a queste modelle per gli abiti appunto di Maria. Io per intanto ringrazio Maria Monsè per avermi invitato e per aver reso, diciamo, ancora più bella questa serata, con a parte la bellezza di queste modelle, ma anche gli abiti e le acconciature, perché diciamo la bellezza viene racchiusa nel total look. Ecco, io ho visto acconciature molto elaborate in breve tempo, perché in 2 ore siete riusciti ad acconciare 6 modelle, mi sembra siano 6 adesso, e quindi a cosa si è ispirato più, al vestito o al look, al viso della modella? Ma mi sono ispirato innanzitutto confrontandomi con Maria, perché seguendo la linea della sua collezione, di quello, diciamo, che è il messaggio che lei lancia con questi bellissimi capi, abbiamo cercato, diciamo, di mettere, come si suol dire, la ciliegina sulla torta e quindi completare un total look. E di questo, diciamo, per il tempo che mi hai chiesto, diciamo, che abbiamo impiegato poco tempo, diciamo, mi avvalgo anche di uno staff numeroso e validi e molto professionali, quindi diciamo colgo l'occasione anche per ringraziare loro.
Io infatti ho visto Rosario conosce bene i miei abiti perché li abbiamo già fatti sfilare anche in Costa Smeralda. C'è stata una bella sfilata che abbiamo fatto a Poltuquato, dove c'è un albergo di lusso dove noi appunto abbiamo fatto una passerella bellissima che andrà in onda su Fashion TV, quindi lui insomma ormai la collezione la conosce talmente bene che non poteva che creare delle acconciature in perfetta armonia con gli abiti. Assolutamente. Io aggiungerei anche la bellissima location che è stato il Palazzo Ferraioli a Roma. Anche sì, anche lì abbiamo, diciamo, Maria ha organizzato veramente un evento a parte la location, ma quelli che sono stati i capi, il contesto veramente meraviglioso. Amici live, sono qui con un'equipe della Cina che è arrivata a Milano per in occasione della Milano Fashion Week e qui a Giascavalli sono a trovare l'ITV, a trovare le nostre modelle e il nostro referente Simone, che da oggi, dal Festival Cinema di Venezia, veramente è iniziata una collaborazione dell'Import-Export con la Cina per quanto riguarda l'organizzazione di eventi. E quindi abbiamo intanto una ragazza, una signora molto importante. Ce la vuoi presentare innanzitutto? Certo, vi presento Miss Grace, direttamente da Parigi. Quindi so che ha delle boutique a Parigi, giusto? Shanghai, Shanghai. Poi dove ancora? In Paris, you have a shop in Paris, in Shanghai, and you came here with your friend from China to show the Fashion Week to everybody, right? Yeah, hello everybody. I'm Grace from Shanghai. Milano Fashion Week, very best. Yeah, I'm like. Yeah, I come Milano four times. It's every time enjoying. Okay, thank you everybody. Amici live, sono qui ora con un giornalista direttamente dalla Russia, giusto? Che il suo nome è Sergio. San Pietroburgo, da San Pietroburgo. Hello, hello, ciao. Ciao ragazzi, come va? Quindi viene da San Pietroburgo a 200 km da Mosca circa, giusto se non sbaglio, però un giornalista molto importante e le foto che farà stasera poi le pubblicherà sulle riviste della Russia, giusto? Poi ci mandi il logo, ci mandi i PDF. Sì, sì, io mando solo contatto su Skype o PDF o email o così, WhatsApp. Sì, adesso noi abbiamo noi in 21 century. Sì, adesso mondo più piccolo di prima, sai? Quando Marco Polo è andato a Cina a aprire per tutto il mondo la Cina questo tanti anni fa, sì, adesso più globalizzare, tutto adesso vicino, Cina vicino, Russia vicino, allora devo fare qualcosa importante, sai? Anche devo organizzare un come G21 in Italia, prossima. Adesso ho passato a G20 in Cina, Pechino, adesso devo fare G21 in Italia. Bene, se poi con Simone riusciamo a fare un connubio con le nostre modelle, ben venga, facciamo un party fantastico, ovviamente sempre con l'ITV che poi fa lo special e lo mette in rete in modo mediatico in tutto il mondo, va bene? Sì, sì. Con questi bei ragazzi, ragazze, scusami italiano, non troppo bello. No, è veramente good, bravissimo. Sì, io penso noi si può fare tutto. Buonasera a tutti, essere qua è veramente un piacere perché è veramente una bellissima serata e vorrei ringraziare Maria per questi abiti veramente, veramente meravigliosi. E che ti sembrano queste acconciature? Perché appena vi ho viste uscire dal make-up non vi ho nemmeno riconosciute subito. Sono veramente stupende, sono molto artistiche, mi piacciono veramente molto. Tu fra l'altro sei stata scelta anche per la notte dei diamanti, giusto? Per la tua carnagione, quindi sei pronta per affrontare il 10 di ottobre questo impegno importante? Assolutamente sì, sono sempre pronta. Ora sono qui con Claudia Frasiloraia, giusto? Sì. Più o meno? Sì, abbastanza. Senti, ma tu sei veramente fantastica, tu hai l'energia di questi cinesi, si può dire, perché abiti a Treviso, nessuno ti ha accompagnato fino a Vicenza, hai preso il treno e il volo, ritorni in treno poi chissà a che ora, questa energia, ma da dove nasce? Penso sia una maturità interiore che ti cresce col tempo, in base ai fatti che ti succedono nella vita, quindi è tutta una cosa tua interna, è un carattere.
Bene, le acconciature sono molto particolari, come anche i vestiti, ma allo stesso modo sono molto belli e mi sono trovata benissimo con la nostra Maria Monsè. Ovviamente, come dici tu, sì, sono qua a Milano, quindi gioco un po' in casa, ma non è mai uguale quanto questa sera è stata, anzi, da tutta la sera fino adesso. Emozionante, perché comunque è una persona conosciutissima, Maria la conoscono tutti, è un privilegio per me essere qua a indossare un suo abito, quindi sono felice e orgogliosa di essere qua stasera. Sinceramente non abbiamo avuto nessuna difficoltà, anche perché gli abiti ci hanno aiutato molto con lo stile che ha avuto la nostra stilista, e anche perché raffigurano molto la Sicilia e noi siamo dei parrucchieri siciliani. Giare la grande, terminiamo la grande con una bella torta buonissima che fanno proprio squisita qui a Giascavalli. È un successo che devo condividere con Rosario, ma sicuramente con Eleonora, con Rosario, con tutte le modelle, tutte e le poi modelle. Brindiamo con il migliore champagne che tu stapperai, perché porta bene, è stappato da una bella donna come te. Ah, ma sicuramente, allora ti aiuto io, vediamo se qualcuno tiene il microfono. Ok, è attivo. Allora prendi il tuo posto io? Allora, che ci dici di questa meravigliosa serata? Allora, questa serata, io sono abituato qui a Giascavalli, che sono dei party fantastici, bellissimi, però questa sera la ricorderò per tutta la vita, perché ho conosciuto voi, uno staff veramente fantastico, una stilista, Maria, che anche lei con i suoi abiti, con il suo stile, sarà indimenticabile, e poi tu con che coroni la bellezza con queste acconciature fantastiche che hai fatto. Ma le ragazze sono fantastiche anche le ragazze, quindi diciamo che il compito è stato anche facile. Allora, però volevo ringraziare anche Paolo Chibero della Stars Management, che ha permesso di fare questo evento, Maria Monsè, di farmi conoscere tutto lo staff di Rosario. Grazie. E Life TV per le telecamere. Grazie a tutti per la Monsè, una linea bellissima. Come si chiama il tuo equip? Modaria, e lo ringrazio tutto lo staff qui presente, ringrazio tutti quanti voi per avermi regalato. Dove vi trovano? Ci trovano ad Acireale, a Catania. Oh, tutti gli amici di Acireale, mi raccomando, da Rosario, vero? Vi aspetto. Numerosissimi, Maria Perla Monsè, Giascavalli Milano per la Star Manager di Paolo Chipero. Grazie a tutti. Grazie Eleonora, grazie a Maria Monsè per questa meravigliosa serata che ci ha regalato, veramente, grazie a tutti. Vero, delle onde che si come usa. Il nostro mare, della Sicilia, bellissimo. Sì, bellissimo, fantastico. Maria Monsè, che la reginetta, la regina, la bellezza, ci fa conoscere anche la Sicilia indimenticabile. Ecco Maria, abbiamo chiuso in bellezza con la tua presenza, con il tuo staff, con le modelle, abbiamo visto lo skin del Giascavalli con questa bellissima performance di Fuochi Artificiali. Ti è piaciuto? Tantissimo, è una grande emozione, e poi mi piace tanto questa canzone. Allora, abbiamo chiuso in bellezza con Maria, con lo staff, le modelle, Giascavalli, abbiamo visto uno skin favoloso, campione, champion, abbiamo visto i Fuochi Artificiali che sono qui. Nell'appuntamento importante adesso è il 10 di ottobre con la festa dei diamanti, certo, la notte dei diamanti, Diamond Night. Non potete mancare, mi raccomando, Giascavalli Milano, il campione locale, ritirato il premio Roberto Cavalli. Io ringrazio Life TV per questo bellissimo intervento. Io ringrazio te, che sei la direttrice fantastica con Star Management. Certo, non finisce qua, il 10 di ottobre vi aspettiamo per Life TV, la notte dei diamanti. Non mancate. A presto, ciao.